anidipro.com. Andiamo avanti, quarto appuntamento con le interviste doppie ai tifosi bianco-blu. Ancora una volta due quote rosa, partiamo subito, pronti via, perché ci sono un botto di domande. Nome? Arianna. Pamela. Segno zodiacale? Ariete. Bilancia. Professione? Impiegata. Impiegata. Tatuaggi e se sì quanti? Un po'. Zero. Tre pregi, descriviti. Sono la moglie delle lemagne. Mi è stata suggerita. Sono simpatica. E... cioè, il primo faceva per due. chi mi conosce sa i miei pregi. Non preferisco non giudicare. Tre difetti invece? Ah, sono una rompiballe, sono testarda e a volte anche parecchio antipatica. Difetti... beh, tanti! No, vabbè, non saprei, sono un po' una rompiballe, così. E poi lasciamo giudicare gli altri, dai. Descrivetevi in tre parole. la Pammi è una grande amica, sicuramente molto leale e sincera. Lari, no, vabbè, è simpatica, è pazza, è Lari, cioè, anche qui non saprei. È Lari, quindi. A questa domanda una delle due ha già risposto. Sei la moglie di? Delle mani. Del Piso. Come hai conosciuto tuo marito? Al mare. Al mare? Sì. No, non è vero. Però diciamo che è la prima, il primo appuntamento ufficiale. Ad una grigliata di Pasquetta che è arrivata con l'altro padre. E poi da lì mi hanno tirato dentro in questa voragine, quindi... Cosa hai pensato la prima volta che l'hai visto? Non lo so, non lo calcolavo. È vero, lo so. La prima volta che lo conosco mi viene ancora da ridere. Vabbè, è un pazzo. Ma è una leggenda metropolitana che si è presentato con un rutto, è vero? No, questo non è vero, però con un bellissimo bigliettino con il suo numero di telefono dicendomi però, mi raccomando, usalo con parsimonia. Ma è il Piso. Colpo di fulmine o innamoramento lento? Colpo di fulmine. Allora, innamoramento lento, anche se dalla prima volta qualcosa mi aveva colpito. Però aspetta, vai il colpo di fulmine dopo un po'. Cioè, senso. Vale tanto. All'inizio non capivo che stava... Poi quando l'ho capito è stato un colpo di fulmine. Ok. Un colpo di fulmine a scoppio ritardato. Sì, ecco, sì. Data del vostro matrimonio. 5 giugno 2006. Primo settembre 2012. Un ricordo divertente del giorno del vostro matrimonio. Le foto postate. Divertente. È stato un po' tutto divertente, diciamo, gli stavo dando buca, ho fatto finta di scappare. Va bene. Invece, ci sono spaventati gli invitati, però. Invece il Lele, essendo così bravo, provetto giocatore, facendo le foto sul campo, ha rotto le scarpe. Un ricordo divertente del vostro viaggio di nozze. Oh, abbiamo litigato tantissimo. Non abbiamo mai litigato così tanto in tutta la nostra vita. È stato divertentissimo tutto il viaggio. Divertente. Siamo andati ad Abu Dhabi
al Ferrari World Park sembravamo due bambini. E no, e poi la cosa top è seguire comunque la propria alle Seychelles. Vacanza più bella di sempre. Sono appena tornata da Berlino, quindi non posso dire altro. La... Allora, vado due. Sì. Allora, la mia prima, cioè la prima vacanza con il Piso in Kenya, bellissima, indimenticabile, e poi la prima volta a Londra, sempre con lui. Ok, adesso parliamo un po' di voi. Città preferita? Londra e Roma. Piatto preferito? Le mie melanzane alla parmigiana. Confermo. Confermo anch'io. Direi qualsiasi piatto. Dai, anche la cacio e pepe del Piso. Sì, la matriciana, sul sacco, tutto il giro possibile. Ma ce lo facciamo anche a no, si vede. Vabbè. Colore preferito? Non saprei. Nero. Blu. Di quello che spina. Non è vero, è una leggenda metropolitana. Se lo dice uno che si veste di nero inutilmente. Tu? Blu pro patria. Canzone preferita? Five Years di David Bowie. Facciamo Vasco, scegliete voi. Concerto più bello a cui sei stata? Lucca, David Bowie. U2, l'anno scorso. Film preferito? Alice nel Paese delle Meraviglie, Pretty in parte. Dirty Dancing. Ho consumato VHS e ho maletto! Quanto non mangio. Animali domestici. Due micetti. Gatto da meme. A quanti anni la prima sbronza? Non lo so, non mi ricordo. Ma credo quella proprio fatta bene bene, 20. A quanti l'ultima? No, non mi ricordo. Anche perché le sbronze non si ricordano. No, infatti. No. Però te lo dicono. Ah, ma ti ricordi? No. Niente. Hobby. Non ne ho molto tempo, ma mi piace leggere. Non ho un hobby in particolare. Stirare forse. No. Per fortuna c'ho la suocera. Io la bignata. No, cioè non ho un hobby in particolare. Niente di particolare. Niente di particolare. Neanche seguire la propria patria. No, vabbè, ma non è un hobby quello, dai. Non è un hobby. Mi sembra di aver capito che vi siete avvicinati alla propatria grazie ai vostri rispettivi mariti, consorti. Quindi questa domanda la salto, che era come vi siete avvicinati alla propatria. Qual è il vostro ricordo più bello legato alla propatria? Reggiana propatria, con lacrime. Beh, mi sono un sacco divertita sempre in trasferta, un po' a tutte le trasferte. Le trasferte. Un po' le zingarate. Sì. Qual è invece il ricordo più brutto o che vi fa ancora un po' male? Sarò. Per la disperazione generale. Vado, salò. E vabbè, va. Passiamo oltre. C'è un giocatore della Pro Patria di ieri, di oggi, a cui siete particolarmente legati? Paolo. Allora, al Polve, perché me lo sento un po' come un fratello piccolo e diciamo che l'ho conosciuto in concomitanza con Lorenzo e devo dire che si è stata una bellissima amicizia, oltre al fatto di vederlo giocare in campo, quindi... E poi Paolo e Andrea, perché li ho conosciuti tutti e due, sono due persone veramente eccezionali. Lega Pro o Serie D? Serie D. Ora vi dico una serie di nomi, voi ditemi la prima cosa che vi viene in mente, senza pensare, deve essere una cosa diretta. Lorenzo Pisani. Il Bigio.
marito. Lele Magni. Mio marito. Un grande. Cristina Castelli. La zia. La zia. Andrea Fazzari. Il custode del museo. L'uomo dalle mille risorse. Caterina Mingione. La mia amica del cuore. Bella Cate, la Cate. Il Marco Mariani, che poi è il vostro intervistatore. Un grande. Petaloso. Petaloso. Non ci piace Petaloso. Un grande. È il migliore intervistatore. Sicuro. Cioè, top. Paolo Rezzin. Una bella testa. Il Paolino, un cuore grande. Alessandro Bianchi. C'è il gelo? Il cucciolino della Pupatria. Sì, l'abbiamo visto. Cioè, l'abbiamo visto praticamente crescere. Paolo Tramezzani. Un amico. Immenso, Paolo. Fabian Valtolina. Grande anche lui. Fantastico. Andrea Vecchio. Un figo. Non è capitato per questo, lo sapete. Andrea è una persona davvero speciale. Carmelo Dato. Mi spacca per lì. La simpatia in persona. La prossima domanda è: come invitereste i tifosi della Pro Patria a ripopolare un po' delle gradinate che ultimamente sono rimaste vuote? Cos'altro avrebbero da fare? Diglielo. Vengono allo stadio, si divertono, conoscono un sacco di gente. Conoscono noi? Vabbè, ma neanche in realtà, ma siamo vecchi. Vabbè, ma cosa c'entra? Cioè, ci siamo noi e... No, vabbè, a parte gli scherzi... Secondo me è un'esperienza che va provata, cioè venire allo stadio non può sembrare una cosa di fuori da normalità, cioè un posto dove... E invece è bello perché comunque si creano veramente dei rapporti unici, è una famiglia. Sì, ci sono delle amicizie che vanno poi al di là, è una cosa... Va provata, venite perché veramente, anche solo una volta... Una volta sola e soprattutto anche in trasferta, perché quello che ti può dare veramente lo stadio e soprattutto vabbè lo Speroni, perché secondo me è proprio l'animo dello Speroni che, cioè, non so, provate, venite così per scherzo una volta. Faccio un attimo la voce fuori campo. E quest'anno in Serie D non ci sarà più il discorso della tessera del tifoso, quindi non ci sono più scuse, ragazzi. Vediamo di non essere sempre i soliti 10-15 più i nostri ultras che si muovono. Cerchiamo di tornare ad essere tifosi della Pro Patria che si esatto. muovono a macchinate su macchinate. La tessera del tifoso l'ha fatta a 4 anni. Esatto. Quindi. E ci siamo chiesti come avrebbe potuto firmare il modulo di adesione. C'era Sadio. Ok, ora salutate i tifosi della Pro Patria e date appuntamento a domenica 4 settembre, che sia a casa o trasferta, per la prima giornata della nuova stagione. Ci vediamo il 4 di settembre, non mancate, anche solo così, per passare una giornata diversa. Ma per me la fai da bere. Che fai da bere? Il tuo anniversario, è già passato. Passa il dì, passa il santo. Un bacio ai vostri mariti. Ciao a tutti!